ultimi versi dell'ultimo canto dell'inferno e poi l'ultimo verso, gli ultimi versi dell'ultimo canto del paradiso. Perché vi ho letto questi due canti danteschi? Perché questa mostra si intitola Chi ha paura dell'immagine, viaggio tra l'inferno e il paradiso della visione. L'Istituto Cinematografico chiaramente ha dato una sua versione del Festival Fotografico Italiano. Sono qui con Claudio Argentiero, che è il presidente, e siamo molto contenti che voi siate così numerosi. L'immagine, anche raccontare i disagi che si vivono oggi, credo che sia davvero importante. E poi, vabbè, non voglio prolungarmi, questo festival sta dimostrando che il territorio risponde molto bene. La nostra collaborazione ritengo sia fondamentale per due motivi. Il primo, perché comunque trattiamo immagini entrambi, uno in movimento, ma anche in questo caso statiche, vedo delle cose, anche se molto velocemente, poi me le guarderò. È riuscito bene, sta dando dei buoni risultati, solo una critica, la stampa locale non ne ha mai parlato, comunque questa è una critica. Al contrario della stampa nazionale, che invece è uscita con molti articoli e anche alcune televisioni. Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, l'Istituto in primis, e poi tutti i vostri ragazzi che davvero, credo, con questo, dimostrando le loro capacità, credo che nella vita possano avere davvero delle grandi opportunità anche nell'ambito dell'immagine, del cinema e magari della fotografia. Quindi grazie a tutti e vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti. Grazie. Grazie, arrivederci, ciao amici.